Ospite di quest'oggi è Monica Colombo del Corriere della Sera. Monica, ciao. Ciao, buon pomeriggio. Ciao, ciao Monica. Stiamo facendo due chiacchiere veloci sul nostro attacco. Okafor, sì. Jovic, che sono quelli che impiegate l'europeo, non più ovviamente Olivier Giroud. E la domanda è se hai novità, non credo, perché purtroppo da un po' di giorni a questa parte grandi novità non ci sono, su chi invece potrà andarli a aiutare nel prossimo anno al posto di Olivier Giroud. Ma ho visto che oggi Sky England ha rilanciato che è intenzione del Manchester United di coprire la clausola di Zirkzee, che mi sembra un po' una novità, visto che fino all'altro giorno ciò che trapelava era che non volevano dopo Højlund prendere, investire tali cifre su un attaccante così costoso. Quindi ho cercato di avere conferme in tal senso, al momento non sono ancora arrivate, solo che finché non si chiarisce, diciamo, quel punto, poi a cascata neanche vengono fatti valutazioni su approfondimenti su profili alternativi, e di conseguenza, non sapendo bene qual è il budget che viene messo a disposizione per il numero 9, che è la necessità primaria della squadra, al contempo c'è un po' di titubanza anche nel chiudere le operazioni per gli altri ruoli scoperti, come il terzino destro o il centrocampista centrale. E di conseguenza mi sembra che finché tutti questi giocatori sono tutti impegnati gli europei, siamo in una fase di stand-by. Ma infatti, Monica, volevo chiederti proprio questo. Secondo te c'è un limite temporale che metterà il Milan nel capire appunto la situazione di Zirkzee per sbloccarlo? Perché in questo momento la situazione mi sembra abbastanza in stallo tra Chia e il Milan. Sì, assolutamente, lo confermo, questo almeno lo confermo. La mia sensazione è che finché Zirkzee, anche se non da, come dire, protagonista, comunque è impegnato agli europei, difficilmente ci sarà un'accelerata in tal senso, cioè quando magari terminerà la sua avventura ci potrà essere un confronto anche con il suo agente, e a quel punto prenderà le decisioni, perché comunque oltre al Milan c'è il Manchester United, il Bologna non ha ancora del tutto accantonato le speranze, Sormione è giunto lì perché in quel suo spera che procurandosi un tesoretto, vendendo dei giocatori, possa accontentare Thiago Motta con un giocatore del genere. Insomma, mi sembra che non siamo alla fine della storia, anche se Zirkzee finora mi sento di dire che ha espresso un gradimento verso il Milan, e che comunque è la società con cui ha avuto un colloquio più approfondito. Monica, ma il Milan sta lavorando a delle alternative in maniera parallela, oppure pensi che tutte le energie e gli sforzi siano sull'operazione, sulla trattativa per Zirkzee, e quindi è una sorta di olina a livello di tempistiche per lavorare su quello, e poi eventualmente si penserà se dovesse servire delle alternative? Ma no, certamente ci sono stati dei giocatori e dei profili che in tutti questi mesi sono stati studiati, e penso a Girassi, a Dobbic, a David, però è anche vero che più scende la sabbia nella clessidra e più bisogna muoversi, perché comunque su Girassi, che ha una clausola rescissoria abbastanza bassa, c'è anche il Borussia Dortmund, e forse il Borussia Dortmund è, come dire, è un patto dal prenderlo. Comunque il Milan non è l'unica squadra in questa fase di calciomercato che è alla ricerca di un attaccante, di conseguenza io credo che alla fine tutto questo attendismo sia anche figlio di un certo ottimismo. Insomma, alla fine il Milan sa che se cede sul fronte commissioni, il giocatore è suo. Monica, un paio di domande finali prima di salutarti. La prima è su questo mese di giugno, che
manca una settimana e va a chiudersi. Te lo aspettavi così? Nel senso un po' tranquillo, passami il termine, nel senso che non c'è stato nulla di sconvolgente, nessuna, diciamo così, risposta forte magari alla seconda stella dell'Inter, c'è stata l'ufficialità di Fonseca, le parole di Ibra, eccetera eccetera, però dal punto di vista sportivo ancora non è decollata la stagione successiva. Ma allora, mi sembra che sia un po' un trend generale, nel senso che l'Inter i suoi grossi colpi come Taremi e Zielinski li aveva già fatti. Forse la Juventus ha accelerato per questa maxi operazione relativa a Douglas Luiz. Nel caso del Milan, diciamo, c'era così tanta attesa, diciamo, legata al fatto che dopo l'annuncio di Fonseca era stata probabilmente la stessa società a lasciar trapelare che se l'allenatore non aveva un nome ridondante, il budget per il mercato però sarebbe stato importante, cioè si è parlato di 90-100 milioni, e di conseguenza, essendo stato questo l'input che era un po' uscito dalla sede, forse un po' tutti si aspettavano già una mossa. E io credo che il Milan in cuor suo aveva programmato di fare il colpo ad effetto. C'è stato un momento in cui il Milan voleva prima chiudere Zirkzee e poi annunciare Fonseca. Il problema è che quando c'era l'ottimismo, diciamo, per vedere lo striscione del traguardo, poi è arrivata la richiesta che loro evidentemente hanno considerato inaspettata dei 15 milioni di commissione. E quindi da lì tutta la fase di impasse. Ora, diciamo, ragionevolmente il prossimo step è il giorno del raduno. Secondo me per il raduno un acquisto è lecito aspettarselo, ecco. L'ultimissima cosa che ti chiedo è, visto che non ci siamo sentiti nel tempo non collegato, come si diceva una volta su tutto il calcio minuto per minuto, se ti hanno convinto le parole di Ibra alla fine, se a un certo punto, dopo ormai cosa è passato, più di una settimana, metabolizzando un po' quello che è stata la conferenza di Ibra, ti ha convinto, soprattutto se hai ottenuto le risposte che magari pensavi di ottenere? Ma allora, mi è sembrato che l'intervento fosse dettato dalla necessità di garantire agli occhi del popolo milanista un po' perplesso la bontà della scelta di Fonseca e dimostrare che era anche una decisione sua e non solo dell'algoritmo. E poi dimostrare di essere perfettamente integrato nel meccanismo, tanto che in prima fila c'erano Furlani, Moncada, D'Ottavio, e quindi come se come dire, ci fosse un solo corpo dirigenziale a decidere. E diciamo che la nota un po' stonata è aver detto Teo resta e tipo 48 ore dopo Teo ha detto ma vediamo, quindi insomma, ecco, lì magari diciamo che quella affermazione così sicura contraddetta da Teo Hernandez medesimo poche ore dopo ha fatto un po' vacillare il castello. Però vabbè, è vero che il Milan ha intenzione di confermare i propri big, e poi comunque non è che Teo ha il contratto in scadenza. Certo, diventa difficile trattenerlo a Milano con la prospettiva poi magari di venderlo l'anno prossimo ricavandone molto meno di quanto si potrebbe portare a casa in questa fase di trattative. Ma ti aspetti qualche passo del Milan verso Teo nelle prossime settimane, nell'estate, oppure secondo te si va più avanti? Il problema è che da quel che mi dicono le parti, mi pare che nell'ultimo periodo non è che ci sono stati tanti contatti, e di conseguenza in una fase del mercato in cui c'è la necessità di portare giocatori nuovi, mi sembrerebbe strano parlare di rinnovo. Poi tutto è possibile,
E comunque ricordiamoci che in questo momento di offerte scritte non ne sono arrivate, quindi come dire, altrimenti si cioè, fondamentalmente non dico che parliamo del sesso degli angeli, ma finché non arrivano offerte vale tutto, uno può avere tutto il mal di pancia che vuole, ma se non se non c'è una squadra disposta a investire per te 80 milioni restiamo a, a livello di chiacchiere. Monica, grazie ancora come sempre, buona serata, a presto. Ciao, ciao, grazie. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Salutiamo Monica Colombo del Corriere della Sera.